Il tempo sospeso, incerto, che è una percezione tipica del tempo di cura nel paziente oncologico e dunque ematologico, può produrre stress. Ce lo spiega la psiconcologa Ketty Mazzocco, che è intervenuta nell'ambito del convegno Leucemia linfatica cronica, tempo per vivere, promosso a Roma, a Palazzo Ferraioli, da ABVI. Quali sono le paure e i timori dei pazienti ematologici? Dobbiamo considerare che i pazienti ematologici molto spesso devono far fronte ad un tempo che è un tempo sospeso, in cui non possono far nulla, o comunque c'è la percezione che non si stia facendo nulla. Anche quando si è ad esempio in una sorveglianza attiva, è vero che c'è l'attività del medico che sorveglia, ma dal punto di vista del paziente c'è un paziente che non sta facendo nulla, e il non far nulla sembra che dal punto di vista della percezione del paziente è un non curare la malattia. Questo è il potenziale rischio. Non curare la malattia ovviamente porta con sé la paura di un peggioramento della situazione. Consideri che il tempo sospeso di cui abbiamo parlato è un tempo in cui non solo il paziente non sta facendo niente, ma è un tempo imprevedibile, dove c'è incertezza rispetto a che cosa potrebbe succedere e quando qualcosa potrebbe succedere, qualcosa ovviamente di non positivo. Questo porta ad una risposta di stress da parte del paziente, risposta di stress che dal punto di vista fisiologico ha un impatto sul sistema immunitario non indifferente, significativo, e che dobbiamo tenere in considerazione quando curiamo il nostro paziente, sia da un punto di vista oncologico, ma qui entriamo anche sulla parte psicologica, quindi prendersi in carico anche questa parte psicologica per aiutare le cure oncologiche ad essere un po' più efficaci, come riducendo la risposta di stress dei pazienti in questo tempo sospeso, o tempo incerto potremmo anche dire. Che il tempo sospeso o il tempo incerto non è solo relativo ai pazienti che sono in sorveglianza attiva, perché abbiamo anche pazienti in terapie, durante le terapie, con eventi avversi tipo effetti collaterali o sintomi che non sono bene comprensibili o che sono un po' vaghi e che quindi vanno interpretati dal paziente in un modo appunto incerto. E questa incertezza crea una situazione d'ansia e quindi potrebbe di nuovo aumentare lo stress percepito dal paziente o lo stress vissuto dal paziente, peggiorando prognosi o peggiorando l'efficacia dei trattamenti. Cosa sta cambiando con le nuove terapie sempre più efficaci e che lasciano anche momenti liberi dalla terapia? Beh, certamente c'è un, come dice la parola stessa, una liberazione, e quindi un aumento della leggerezza nel paziente. Quindi il paziente sente c'è un miglioramento della qualità di vita data dalla sospensione delle terapie. È vero però che questo è affiancato alla consapevolezza da parte del paziente che ha a che fare con una malattia cronica e che quindi non necessariamente è guarito da quella malattia. E ritorniamo sul concetto di incertezza, un pochino di sospensione, chissà che cosa accadrà. Quindi da un lato abbiamo questa situazione un pochino conflittuale, da un lato abbiamo un aumento della libertà e quindi un ritorno alla vita normale senza dover assumere il farmaco. Dall'altro però abbiamo appunto il ritorno di una paura, che è la paura di una ricaduta o la paura di un peggioramento, che di nuovo va ad impattare sulla risposta di stress. Quindi anche in questa fase di sospensione da terapia è importante andare a verificare, ad investigare qual è la qualità di vita del paziente e qual è lo stato psicologico del paziente per mantenere questo periodo libero da terapia il più lungo possibile.